Certo, io non credo da un punto di vista tecnico-didattico di avergli dovuto insegnare nulla. La cosa che ho fatto è che mi sono posto in maniera molto amichevole, sottolineando il fatto che quella sua capacità doveva essere utilizzata come voleva lui, ma in modo un po' più intelligente, e così poi è successo. Ci sono tanti episodi e tante cose da raccontare, e sarebbe troppo lungo seguitare a narrarle. Ho iniziato dicendo dal primo accadimento, che è stato il primo giorno di scuola, per arrivare all'ultimo, poi, che fu una telefonata qualche giorno prima che lui morisse. Io gli avevo trovato da fare un lavoro a Silvi Marina vicino Pescara, e lui aveva accettato di buon grado a venire, perché per lui non era tanto un problema economico quanto il fatto che potevamo viverci una settimana insieme a Pescara. Rimanemmo al telefono una mezz'ora, mi parlò con un entusiasmo e con quella gioia di vivere che aveva, perché lui amava fortemente la vita. Mi parlò di alcuni progetti che aveva in rapporto al cinema, però non mi disse niente di particolare. Mi disse: guarda, quando vengo giù te ne parliamo, perché sono delle cose importanti, vorrei coinvolgerti in questa mia storia. E poi, mentre ci siamo alla fine salutati, mentre riabbassavo il telefono, lui mi ha richiamato, mi ha detto: Sandro, Sandro, ti voglio bene. E ha chiuso il telefono senza darmi possibilità di replica a questa sua dichiarazione. E queste sono le ultime parole che ho ascoltato di Andrea Pazienza, perché dopo 3 giorni è venuto a mancare. È stato un momento difficile per me, perché con lui, a prescindere da quegli anni in cui sono stato un suo insegnante a scuola, ma a prescindere da quegli anni c'è stata un'amicizia profonda, di stima reciproca e di rapporto sul piano professionale, una certa serietà. Quindi ci siamo seguitati a frequentare anche quando lui andò a frequentare il DAMS a Bologna. Certo, quello che secondo me è la cosa più importante che questo ragazzo ha creato nel suo lavoro è stato il fatto che io credo sia stata la prima persona a ribaltare la concezione del fumetto in Italia. Sicuramente straordinario sul piano tecnico-grafico. Andrea era una persona totalmente libera ed è riuscito a disegnare anche in 3 o 4 modi diversi tecnicamente, rimanendo sempre Andrea Pazienza. Ma la cosa, a mio avviso, fondamentale è stata quella di aver ribaltato proprio la concezione del fumetto, e quindi lui è stato il primo in Italia a raccontare la realtà che viveva attraverso il fumetto. Quindi penso che lui rimarrà alla storia soprattutto per questo, e poi anche per tutti questi teatrini ironici e amari che è riuscito a disegnare, però lasciando dietro le quinte di questi suoi teatrini la sua profonda gioia di vivere. Grazie.